È scattata da nemmeno mezz'ora la tregua di 12 ore per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma l'esercito di Israele ha bombardato fino all'ultimo istante potenziali obiettivi palestinesi. In nottata altre 10 vittime, 2 sono soldati israeliani. Netanyahu ieri aveva respinto la proposta del segretario di Stato americano Kerry su una tregua di almeno una settimana. Intanto a Mosul, nel nord dell'Iraq, continuano persecuzioni e violenze dei miliziani islamici dell'ISIS che hanno distrutto una moschea dell'VIII secolo. Nessuna intesa tra i sindacati dopo che il referendum fra i lavoratori all'Italia sul piano di riduzione del costo del lavoro non ha raggiunto il quorum. Per i vertici della compagnia, se manca l'accordo tra le sigle sindacali, è a rischio l'ingresso di Etihad. Anche il premier Renzi avverte che l'alternativa sono 15.000 persone a casa. Intanto l'assemblea dei soci ha varato un nuovo aumento di capitale. Duro botta e risposta via Twitter tra Renzi e Grillo all'indomani della scelta di contingentare i tempi di discussione sulle riforme costituzionali. Il presidente del Senato Grasso si difende dalle accuse che l'opposizione gli rivolge per le scelte su calendario e voto segreto. Lo scontro politico mi ha addolorato e indignato, ha detto, e sarà un fine settimana all'insegna delle trattative con l'obiettivo di far ripartire il dibattito lunedì in un clima più sereno. La cronometro di 54 chilometri di questo pomeriggio è l'ultimo ostacolo fra Vincenzo Nibali e il successo finale al Tour de France. Il siciliano ha dichiarato di volerla correre al massimo per onorare la maglia gialla. Il vantaggio sui rivali è abissale, oltre 7 minuti. Domani sui Campi Elisi a Parigi un italiano potrebbe tornare sul gradino più alto del podio, 16 anni dopo Marco Pantani. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7. In primo piano ancora la crisi in Medio Oriente, solo 12 ore di pausa nei combattimenti dunque scattate mezz'ora fa. E quanto Israele ha concesso ad Hamas, rifiutando la proposta di tregua di 7 giorni avanzata dal segretario di Stato americano John Kerry. Nella notte intanto si registrano altre 12 vittime, 2 sono soldati israeliani e stamattina a Parigi è in programma un nuovo summit diplomatico per fermare il conflitto. Sentiamo. Nella striscia di Gaza è iniziato mezz'ora fa il cessate il fuoco umanitario di 12 ore concordato tra Israele ed Hamas. Dopo un'altra notte di scontri in cui almeno 10 palestinesi sono rimasti uccisi, la nuova tregua durerà giusto il tempo di prestare soccorso ai feriti e rifornire la popolazione di cibo. Solo una pausa dunque prima di riprendere l'offensiva che in 18 giorni è costata la vita a poco meno di 900 palestinesi, 170 dei quali bambini, e a 37 militari israeliani, gli ultimi 2 ieri. Oltre 5.000 i feriti. È urgente che le armi tacciano da una parte e dall'altra. Lo chiedono le Nazioni Unite per ragioni umanitarie, lo vogliono gli Stati Uniti per motivi politici. Ma per ora l'unico tentativo di ritorno alla normalità è quello deciso a tavolino dalle compagnie aeree internazionali che da oggi dovrebbero tornare ad atterrare e decollare a e da Tel Aviv. Ieri, ultimo venerdì di Ramadan, il governo di Israele, guidato dal premier Netanyahu, ha detto no alla proposta del segretario di Stato americano Kerry di una tregua lunga almeno una settimana. 7 giorni in cui le parti, grazie alla mediazione internazionale, avrebbero potuto cominciare a negoziare su punti relativi alla sicurezza, economici e politici, insomma per un accordo a più lunga scadenza. Il problema, almeno secondo la TV di Stato israeliana, è che lo Stato ebraico intende restare nella striscia anche durante il cessate il fuoco per continuare a distruggere i tunnel usati da Hamas per entrare in territorio israeliano. Sempre secondo le anticipazioni dei media, pur di raggiungere la tregua, gli Stati Uniti, il segretario generale dell'ONU e l'Unione Europea si sarebbero fatti garanti con entrambe le parti che i negoziati a El Cairo avrebbero riguardato temi come la demilitarizzazione della striscia, la fine del blocco e la ricostruzione a Gaza delle strutture danneggiate dai razzi, ma l'obiettivo, almeno per ora, non è stato centrato. Kerry, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e l'Egitto hanno provato così a tirare le fila di un lavoro diplomatico complesso che ieri ha visto anche il ministro degli esteri turco Davutoglu andare in Qatar per incontrare il leader di Hamas, Khaled Meshal. Un tentativo che proseguirà nelle prossime ore a Parigi con la riunione tra Kerry, il ministro degli esteri italiano Mogherini, i capi della diplomazia francese, tedesco, britannico, turco ed i mediatori del Qatar. Ma oltre al conflitto in Cisgiordania preoccupa l'avanzata dell'integralismo islamico in Siria e Iraq. I miliziani jihadisti dell'ISIS hanno distrutto la moschea di Jona a Mosul, un monumento storico frequentato da musulmani e cristiani. Vediamo.
Ci è voluta più di un'ora per piazzare tutte le cariche di dinamite intorno all'antica moschea di Jona. Poi i miliziani armati dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, che controllano l'area di Mosul, hanno fatto brillare l'esplosivo. È andata così completamente distrutta una delle testimonianze più importanti della tradizione religiosa irachena. I militanti dell'IS, in marcia per la conquista di Baghdad, consideravano un'eresia quel luogo di culto risalente all'VIII secolo a.C. e dedicato al profeta ebraico Giona, inghiottito, secondo la Bibbia ed il Corano, dalla balena. Per i radicali jihadisti la religione vieta la costruzione di moschee e luoghi di culto vicino a tombe e cimiteri. Di fatto la loro interpretazione radicale del Corano ha fatto sì che nell'intera regione fosse cancellata qualsiasi realtà che non condivida la fede sunnita così come la intendono i miliziani islamisti. Nell'area al nord dell'Iraq sono già state distrutte altre moschee e chiese cristiane. La coesistenza tra le varie fedi è impossibile. I cristiani, in quanto tali, sono stati prima costretti a pagare una multa di oltre $250 a persona, poi a scegliere tra la conversione all'Islam o la morte. Nelle ultime 2 settimane c'è stato un vero e proprio esodo cristiano da Mosul. Tutti quelli che potevano, ormai depredati di ogni cosa, sono scappati via. Ora tocca ai curdi. I miliziani dello Stato Islamico hanno dato loro l'ultimatum. Entro oggi devono lasciare la città di Mosul. Si complica la trattativa per Alitalia e scontro tra i sindacati sul referendum che doveva accettare il piano sui costi del lavoro. Il premier Renzi avverte: bisogna rendersi conto che l'alternativa è tra 1.000 e 15.000 esuberi. Sentiamo. C'è il rischio che saltino le nozze con Etihad. L'assemblea degli azionisti di Alitalia ieri non ha affrontato la questione dell'accordo con la compagnia degli Emirati. Il contratto, assicurano da Fiumicino, comunque sarebbe pronto per la firma, ma il timore è che adesso Etihad possa ripensarci e decidere di lasciar perdere l'affare. Le questioni ancora aperte sono infatti diverse, ma a preoccupare è soprattutto lo scontro tra i sindacati. Il referendum tra i lavoratori sul contratto nazionale del trasporto aereo, che prevede anche una riduzione del costo del lavoro da 31 milioni di euro, non ha raggiunto il quorum anche per il non ci sto della UIL. La cosa però non invalida l'intesa sottoscritta dalle altre sigle sindacali, che rappresentano comunque il 65% dei lavoratori. Linea sostenuta in un comunicato dalla stessa Alitalia, che però ha anche sottolineato come la coesione e la condivisione delle scelte da parte di tutti i sindacati siano essenziali per il completamento con successo delle intese con Etihad. Intanto l'assemblea dei soci ha varato ieri un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni a fronte di un bilancio 2013 che si chiude con perdite di centinaia di milioni di euro. Insomma, bisogna agire in fretta e scongiurare il fallimento della compagnia di bandiera. Molto in fretta, anche se il presunto ultimatum di Etihad per chiudere l'accordo entro lunedì è stato smentito dalla compagnia stessa, dall'amministratore delegato di Alitalia del Torchio e dal ministro Lupi. Ma ci sono altri nodi da sciogliere. C'è l'interrogativo Poste, disposta sì a mettere i famosi 40 milioni di euro, ma solo nel segmento che riguarda la nuova compagnia, quella in cui entrerà Etihad, e non certo per coprire contenziosi e debiti pregressi, cosa che preoccupa e molto le banche, che dopo l'ok alla dolorosa ristrutturazione del debito ora escludono categoricamente altri oneri. Adesso la politica, con la questione delle riforme. Polemica a colpi di tweet tra Renzi e Grillo dopo la decisione di ieri di applicare la ghigliottina in Senato. Interviene anche il presidente del Senato Grasso. Lo scontro politico mi ha addolorato e indignato, ha detto. Renzi Grillo, duello online. Si chiama colpo di Stato, Mussolini ebbe più pudore, non lo chiamò riforme. Il regista di questo scempio è napoletano, che dovrebbe almeno per pudore istituzionale dimettersi subito e con il quale le forze democratiche non dovrebbero avere più alcun rapporto, scrive sul suo blog il leader del Movimento 5 Stelle. Il premier ironizza su Twitter. Riforme, dice Grillo, che il nostro è un colpo di Stato. Caro Beppe, si dice sole, il tuo è un colpo di sole. E poi continua con un altro tweet. Dopo 4 voti in Parlamento faremo un referendum. Perché le opposizioni urlano? Di cosa hanno paura? Del voto degli italiani? No alibi. Controreplica di Grillo. Si dice sole? No, si dice P2. E pubblica sul blog un fotomontaggio con Renzi e Berlusconi in versione Blues Brothers, anzi P2 Brothers.
Il muro contro muro sulle riforme continua, resta lontana una mediazione con le opposizioni sugli emendamenti, sulle modifiche al testo che trasforma il Senato e riscrive il titolo quinto della Costituzione, costruito sul patto del Nazareno, l'asse tra Renzi e Berlusconi. Così anche la data dell'8 agosto, prevista per il voto finale, il primo sì alla riforma costituzionale, è a rischio, nonostante il contingentamento dei tempi. E resta concreto il pericolo di un passo falso per la maggioranza, soprattutto sugli emendamenti su cui si voterà con il voto segreto. Il leghista Calderoli, uno dei relatori del testo in discussione, insinua: Renzi tira dritto perché cerca l'incidente per andare al voto. Il presidente del Senato Grasso respinge le critiche per la sua gestione del dibattito. Ho ben chiaro il ruolo di garante sia della maggioranza che delle opposizioni, dice, e continuerò a operare in tal senso. So bene per esperienza che il ruolo del giudice imparziale è tra i più esposti a critiche, ma questo non ha mai intaccato in nessun modo la mia terzietà prima e non lo farà neanche ora. A proposito dell'ostruzionismo e del contingentamento, precisa, lo spettacolo offerto dal duro scontro politico di questi giorni mi ha molto addolorato. La rappresentazione plastica del muro contro muro, dell'indisponibilità a sentire le ragioni dell'altra parte, le accuse, le iperbole, le provocazioni devono lasciare il posto al confronto e alla ricerca di soluzioni condivise, in una parola al ritorno della politica. Intanto nel centrodestra prosegue il tentativo di riunificazione di Silvio Berlusconi, oggi il fondatore di Forza Italia. In una lettera ai leader dei partiti moderati scrive: si può ricominciare a lavorare insieme. Cari amici, in Italia è ancora possibile un bipolarismo maturo di tipo europeo solo se il centrodestra è capace di darsi un assetto unitario. Inizia così la lettera di Silvio Berlusconi che pubblica stamattina il giornale, un richiamo a tutte le forze moderate. Renzi è più moderno, scrive Berlusconi, ma non può rappresentare i nostri elettori e la nostra visione della società. Quindi il richiamo a tornare a lavorare insieme non da un accordo tra vertici di partito, ma dal basso, dal territorio e tra la gente. Sottolineando quelli che sono sempre stati i punti di forza dei moderati: uno Stato più leggero ed efficiente, meno tasse e burocrazia, e superare quelle divisioni che sono state, scrive ancora l'ex cavaliere, una delle ragioni principali della disaffezione di una parte dell'elettorato di centrodestra. Le sirene di Berlusconi continuano a suonare, ma le divisioni restano e un nuovo matrimonio con il leader azzurro sembra ancora lontano. Nonostante la telefonata di domenica scorsa tra Berlusconi e il suo ex delfino e la proposta di Nunzio De Girolamo di un congresso entro l'anno per unire tutto il centrodestra, perché c'è chi all'interno del partito di Alfano sembra non essere del tutto insensibile a un eventuale ritorno con Forza Italia. Chissà se si parlerà anche di questo oggi all'Assemblea Nazionale del nuovo centrodestra, dove negli ultimi giorni non sono mancate le tensioni. Non è certo stato inosservato il diverbio di giovedì scorso tra il coordinatore Gaetano Quagliariello e Maurizio Lupi, uno dei più sensibili al richiamo di Berlusconi sul tema del futuro del partito e delle alleanze. Ma gli alfaniani vogliono restare con i piedi ben saldi nel partito. Cicchitto è stato molto chiaro: mi auguro che Berlusconi dica tana libera tutti, ossia che si faccia definitivamente da parte. Ancora tensioni in Val di Susa dopo gli scontri nella notte di ieri tra manifestanti NoTav e forze dell'ordine. Oggi pomeriggio è prevista una nuova manifestazione di protesta vicino alla cantiere. Sulla Torino-Lione la guardia resta alta perché la miccia è ancora accesa. Una nuova marcia di protesta contro la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità è annunciata nel pomeriggio in Val di Susa. Manifestazione che, assicurano gli organizzatori, dovrebbe essere pacifica e partirà da Giaglione, teatro l'altra notte di duri scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. Nei disordini un poliziotto è rimasto ferito ad una gamba, colpito da una bomba carta. Dopo la battaglia nei boschi attorno al cantiere di Chiomonte, gli agenti della Digos hanno trovato un piccolo arsenale utilizzato dai manifestanti NoTav: razzi, petardi, fuochi d'artificio montati anche su piccoli mortai. Protagonisti degli scontri erano stati più di 200 tra anarchici, antagonisti e black bloc, gruppi che si sono divisi ed hanno attaccato contemporaneamente il cantiere ed una galleria sull'autostrada del Frejus. Le barricate e la nuova fiammata del fronte NoTav hanno riportato in primo piano la lotta e le polemiche attorno alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Lavori che in Francia continuano ad essere regolarmente finanziati con un nuovo stanziamento da 105 milioni di euro per una galleria in Savoia. Duro il commento del ministro Lupi: i criminali non avranno alcuno spazio, vogliono utilizzare un'opera pubblica come pretesto per attaccare lo Stato. Il presidente della regione Piemonte, Chiamparino, dal canto suo, sul comportamento dei manifestanti ha rincarato la dose. Basta con la retorica del popolo NoTav, buono e pacifico, ora serve una reazione politica efficace e andare avanti con i lavori.
Intanto la Procura di Torino ha aperto un fascicolo e proprio ieri il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per i tre anarchici accusati per le violenze e i danneggiamenti in uno dei tanti assalti al cantiere di Chiomonte avvenuto nel maggio del 2013. Siamo alla pagina sportiva, il Settebello Azzurro sfiora la finale agli europei di pallanuoto di Budapest. Gli azzurri sono stati sconfitti 8-7 nella semifinale dagli ungheresi campioni del mondo in carica. In Francia invece prosegue il sogno di Vincenzo Nibali, ormai ad un passo dalla conquista del Tour, oggi la cronometro finale, ma il siciliano ha 7 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il francese Pinot. Manca davvero poco a Parigi, lo splendido viaggio di Vincenzo Nibali sta finendo. Ha fatto tappa, è proprio il caso di dirlo, in mezza Francia. E l'ha fatto da vincitore, da dominatore. I giornali transalpini parlano di lui e usano parole che lo stesso Nibali ritiene esagerate. Io una leggenda? Non penso di esserlo. Mi limito a far divertire le persone e a tentare sempre di vincere. Già, tentare sempre di vincere, anche oggi lo farà. Nella penultima tappa, la cronometro di 54 chilometri da Bergerac a Périgueux. La frazione che apre le porte di Parigi, quella che darà la certezza a Nibali di aver vinto la più grande corsa a tappe del mondo. La sua forma, la sua condizione non lasciano troppe speranze agli avversari e tantomeno il suo margine di vantaggio, che sul secondo, il francese Pinot, è di 7 minuti e 10 secondi. Oltretutto Nibali non cede alla tensione, lo si è capito anche ieri quando prima dell'arrivo a Bergerac una caduta ha coinvolto decine di corridori e Vincenzo, che prudentemente controllava la corsa, è riuscito a non rimanere coinvolto sfilando alla destra del groviglio di bici e gambe. E se in Francia si attende ancora qualche chilometro per far saltare i tappi delle bottiglie di champagne, in Sicilia e a Messina Centro, a casa dello squalo, non possono aspettare. Per loro Vincenzo è sempre stata una leggenda. Già. Adesso occupiamoci di calcio. Ieri si è presentato il candidato numero uno alla presidenza della FIGC, Carlo Tavecchia. Sentiamo cosa ha detto Carlo Tavecchia. Quando un gol ti cambia la vita, la sconfitta mondiale con l'Uruguay ha mandato in crisi l'intero sistema calcio e ora lui, Carlo Tavecchia, il prescelto, si appresta a ereditarne la presidenza lasciata vacante dal dimissionario Abete. Con parole dure, forse anche troppo, le ha suonate a tutti usando un linguaggio politicamente poco corretto. A iniziare da chi sarà il nuovo CT azzurro, elencando i vari candidati nell'ordine Antonio Conte, Roberto Mancini e Francesco Guidolin, definendo poi questi ultimi due, quello marchigiano e quello friulano. E a chi gli chiedeva chi siederà sulla panchina azzurra il 4 settembre nella prima amichevole con l'Olanda, Tavecchia ha detto che potrebbe mandarci anche Gianni Rivera. Lo show è poi proseguito sugli argomenti che più stanno a cuore al prossimo numero uno del calcio italiano. Memore anche del suo passato da giocatore, Tavecchia ha rammentato a tutti come i club e le rispettive leghe dipendano esclusivamente dalla federazione, ente sovrano del calcio. Poi l'inattesa gaffe, quando ha affrontato lo spinoso tema degli extracomunitari. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. Inevitabili le scuse ufficiali, del resto le banane qualcuno le mangia mentre altri sulle bucce vi scivolano. Come hanno fatto Milan e Juventus, impegnate a migliaia di chilometri di distanza l'una dall'altra nei rispettivi match di preparazione. I rossoneri al debutto nella Guinness Cup sono stati travolti 3-0 dai greci dell'Olympiakos, con Mario Balotelli che, in attesa di riprendere il suo posto in squadra, ha incoraggiato se stesso e i suoi compagni con un tweet leonino. Meno digeribile il 3-2 subito dalla Juve dai dilettanti torinesi del Lucento dopo il doppio vantaggio di Fernando Llorente. Una batosta preoccupante, non per Massimiliano Allegri che attraverso il sito della società ha definito il test come un buon allenamento. Di diverso avviso i bookmakers inglesi che pagano appena a 2 il prematuro esonero del tecnico bianconero da qui alla fine dell'anno. È davvero tutto, fra poco il meteo con Paolo Sottocorona, poi il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. Buon proseguimento e buon weekend.